Nonostante tutto, il mondo del festival si muove e il mondo di tanti festival che noi stiamo raccontando qui, nel posto delle parole, festival che non hanno quel senso fisico, tattile, ci possiamo solamente immaginare, ma un senso virtuale. Ma questo è già importante, e il senso virtuale ovviamente ci fa scoprire i festival in una visione diversa. Certamente ci diciamo tutti che è meglio deviso, però in ogni modo questo elemento della crisi ci fa scoprire degli elementi nuovi di comunicazione, e anche per il Festival Archivissima stiamo per scoprire questo passaggio, sicuramente obbligato, ma altrettanto sicuramente interessante. Manuela Iannetti, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. E benvenuta, anzi bentornata per raccontarci Archivissima 2020. Archivissima, mi concedo una stupida battuta, non è stata archiviata per via di questo problema, anzi Archivissima si è data da fare proprio per entrare in una narrazione virtuale che ci potesse permettere di toccare quasi con mano le cose che andrete a raccontare. Anzitutto, una breve storia per chi non conoscesse questo festival, che è un festival torinese perché è nato da un'esperienza professionale di promemoria di Torino. Ecco, da che idea è nata Manuela Iannetti? Certamente, racconto volentieri la genesi. Archivissima nasce dall'idea di un format ancora più piccolo che si chiamava La Notte degli Archivi, che dal 2016 ha contribuito ad aprire le porte degli archivi storici di grandi aziende, di istituzioni culturali, istituzioni pubbliche, per permettere al pubblico di conoscere i materiali contenuti all'interno degli archivi e fisicamente fare questa esperienza attraverso la voce di grandi autori della letteratura che univano con i loro racconti le storie contenute in questi frammenti di documenti, di immagini, anche di oggetti. Il format è piaciuto, a Torino c'è stata una bella risposta sia del pubblico incuriosito sia degli archivi che hanno scoperto piano piano che potevano raccontarsi in modi differenti e non solo agli addetti ai lavori, e quindi nel 2018 abbiamo pensato di trasformare il format in un festival che è diventato appunto il Festival degli Archivi, coinvolgendo sulla città di Torino una rete di archivi sempre crescenti, fino ad arrivare all'edizione di quest'anno, in cui la novità sarebbe stata, e in qualche modo continua ad esserlo, è l'apertura della Notte degli Archivi come format, che comunque fa sempre parte della programmazione, a tutti gli archivi d'Italia. A tutti gli archivi d'Italia, proprio perché questa cosa, che è nata a Torino, però sicuramente ha la possibilità e la progettualità di essere estesa in ogni dove. L'appuntamento di quest'anno con Archivissima nella Digital Edition dal 5 all'8 giugno e con la Notte degli Archivi, sempre nella versione digitale, il 5 giugno, ha come tema una sola parola: women. Perché questa scelta? Perché l'elemento femminile dentro il progetto di Archivissima? Perché ci faceva piacere ricordare le storie che le donne in qualche modo hanno saputo intrecciare, o che le hanno viste come protagoniste nei diversi ambiti in cui gli archivi sono specializzati, storie di cambiamento, storie di trasformazione, storie di innovazione. Non ci interessava raccontare la donna come quota rosa o solamente l'aspetto della difficoltà, della conquista, di una libertà, di una presenza nel mondo del lavoro. Ci provare a raccontare storie anche non conosciute al grande pubblico, oltre a quelle apicali che hanno chiaramente fatto la storia con la S maiuscola, per dare senso di un racconto collettivo in cui la presenza femminile aveva operato delle formazioni e ha contribuito a far fare dei salti in tanti settori. E la risposta degli archivi in questo senso è stata effettivamente travolgente, per cui ci conforta nell'idea che la presenza del tessuto femminile è veramente importante anche a livello culturale. Manuela Iannetti, proprio per questa presenza femminile che lei ci ha poco fa accennato, vogliamo condividere con i nostri ascoltatori, prossimi spettatori di Archivissima nell'edizione digitale dal 5 all'8 giugno, vogliamo condividere l'esperienza di una storia femminile dentro un archivio? Quale ci racconta? Le posso raccontare una delle, accennare anzi, perché poi magari la scopriranno loro, certamente. Una storia che è quella
di Teresa Noce, che è una, è stata partigiana, è stata dirigente politica, ha contribuito tantissimo alla, alla storia anche delle conquiste dei diritti delle donne, e che ha iniziato il suo percorso lavorativo in una famiglia analfabeta e che ha studiato da sola ed è diventata una scrittrice. È una sindacalista, tra l'altro. Molto interessanti, una sindacalista, e ha intrecciato il suo percorso anche con la fabbrica, ha lavorato per un breve periodo anche alla, alla Fiat di Torino, per cui il suo racconto è un racconto corale che unisce tanti archivi diversi all'interno del quale questa figura viene raccontata, ma che si intreccia poi con la storia del, del paese, la storia quotidiana e anche il nostro presente. Quindi mi fa piacere ricordare, ricordare questa storia, che sarà ascoltabile durante il festival grazie a un podcast realizzato da Lidia Ravera. Manuela Iannetti, ora, quando noi raccontiamo i festival quest'anno in questa forma virtuale, abbiamo raccontato il Salone del Libro Extra, abbiamo raccontato Dialoghi sull'Uomo, la grande invasione che sta per cominciare e così via, ma sono tutti festival che hanno a che fare, se vogliamo, molto con la parola. Qui invece c'è una fisicità, c'è qualche cosa che mi chiama ad essere in un luogo, per respirare il luogo, farmelo capire, conoscere e incuriosirmi da chi me lo sta raccontando. Ecco, questo è un registro che voi quest'anno avete dovuto abbandonare. Abbiamo traslato più che abbandonato, perché chiaramente la presenza fisica delle persone non c'era possibile, né dal punto di vista degli autori, né dal punto di vista del pubblico. Allora abbiamo cercato di mantenere l'elemento del racconto trasformandolo attraverso il mezzo digitale, chiedendo uno sforzo a tutti, al pubblico, perché dovrà utilizzare le piattaforme di fruizione del digitale, sia i canali social, sia il sito, sia le piattaforme di fruizione dei podcast, agli autori che si sono dovuti sforzare di concentrare in un racconto orale quello che magari in altre edizioni era stato invece la scrittura di un testo, e agli archivi, perché hanno dovuto fare uno sforzo per andare a cercare nella loro memoria degli archivi, anche perché non sempre gli archivi in questo periodo sono stati aperti, nemmeno per il lavoro del, degli archivisti, e per trovare queste, queste storie da veicolare in, modo, in un modo ancora nuovo, per cui è stata una sfida da, da tutti i punti di vista per non perdere la parola, ma intrecciarla in un modo diverso e farla diventare ascolto. E chi racconterà, attesa... e chi racconterà, Manuela Iannetti, questi archivi? Perché avete degli ospiti molto, molto importanti. Abbiamo tanti ospiti e ne siamo molto felici, in effetti, perché la risposta è stata entusiasta anche in questo senso. I contenuti saranno fruibili in maniere differenti, ci sarà un grosso nucleo di podcast ed abbiamo scelto di concentrarci sulla produzione del podcast perché è uno dei veicoli a più rapida diffusione in questo momento e su, su diverse piattaforme, per cui ci saranno Francesca Manfredi, Stefania Auci, Valentina De Poli, Lidia Ravera, come vi dicevo, Eliana Liotta, Vladimir Luxuria, Anna Sapino, che hanno raccontato storie contenute in alcuni degli archivi ospiti, come l'archivio di Reale Mutua, l'archivio di Intesa San Paolo, l'archivio Lavazza, l'archivio del Cinema Lovers, del Festival Cinema Lovers. A questi vanno ad aggiungersi tantissimi altri contenuti sotto forma di podcast realizzati in proprio dagli archivi partecipanti alle della notte degli archivi di quest'anno, e tutto un palinsesto di video, di audio racconti che invece verranno trasmessi sui canali social degli archivi aderenti e rilanciati su Archivissima sempre durante la notte degli archivi. Quindi è un racconto corale che vede il sito di Archivissima come la piattaforma che riunisce, fa un po' il trade union. Oltretutto mi piace ricordarlo, Archivissima quest'anno ha deciso di produrre in prima persona una decina di podcast affidandoli appunto al racconto di Valentina De Poli, realizzando il primo ciclo di podcast dedicati agli archivi, nell'ottica di riuscire a trasformare questa edizione in un archivio digitale del festival, quindi tenere traccia non solo delle esperienze passate, di quelle che stiamo facendo adesso, ma di quelle che faremo, portandoci questa esperienza digitale come un pezzetto di quello che sarà anche il nostro futuro. Anche perché tutto questo, nascendo da un'attività professionale come quella di Promemoria dedicata all'archivio, giustamente anche il festival deve essere, deve avere una sua archiviazione.
Esatto, esattamente. Realizzare l'archivio del festival, un festival dedicato agli archivi, sembra un gioco di parole, in realtà è una sfida, è uno stimolo, no? Quello di riuscire a creare una grande casa per tutti questi contenuti, tenerne traccia e riutilizzarli nel tempo come elementi di stimolo e di racconto anche dei passaggi che abbiamo vissuto. Quali saranno gli archivi che potremmo visitare, seppur in forma virtuale, in questa edizione 2020? Saranno tantissimi perché sono più di 160 e sfioriamo i 200 se consideriamo quelli che hanno prodotto archivi, hanno prodotto video sui propri contenuti e podcast tra i torinesi. Ne cito alcuni, ma mi dispiace non citarli tutti, non lo posso fare. Per cui allora non rimandiamo i nostri ascoltatori al sito di Archivissima, archivissima.it per scoprire archivi. Sicuramente io ne vorrei scegliere uno, lo so che non è molto gentile nei confronti degli altri, ma è un archivio a cui sono, è un luogo a cui sono particolarmente affezionato perché un luogo straordinario, come straordinario ogni archivio, ma questo è l'archivio Ferrania, la storia dell'azienda Ferrania, quella che faceva i rulli delle macchine fotografiche, no? Negli anni 50 e 60, ecco, l'azienda di Cairo Montenotte rappresentava veramente qualcosa di molto importante e lì è una parte di una storia molto curiosa. È la storia, certo, dell'azienda di Savona che viene raccontata da Valentina De Poli, fa parte appunto del ciclo di podcast che abbiamo realizzato noi come Archivissima. La partenza, lo dico brevemente, da un progetto di mostra vengono raccontate le donne lavoratrici nella storia della fabbrica, quindi torniamo sul tema del lavoro che è al centro di tantissimi dei racconti di questa edizione, la fabbrica come luogo di formazione anche delle coscienze delle lavoratrici e quindi sono contenta che l'abbia evidenziato perché ci teniamo particolarmente. Le faccio una domanda che so per certo di andare fuori tema. Se è banale, abbia la compiacenza, Manuela Iannetti, di fermarmi, di dirmelo. Voi vi occupate di archivi, archiviate ogni cosa perché è importante archiviare, perché è una testimonianza del tempo. Ma che cosa ha archiviato lei dell'esperienza di questo cosiddetto lockdown che abbiamo vissuto? È una bella domanda e molto impegnativa. Non lo so che cosa ho archiviato perché sono ancora in una fase di elaborazione rispetto a questi due mesi. Mi piacerebbe dirle che ho archiviato tante cose che poi trasformerò in scrittura, ma non è stato così perché io penso che il tempo della creazione debba essere un tempo libero, come il tempo dell'amore. Non si ama e non si crea a forza. E credo che questa condizione accomuni moltissime delle persone che vivono della propria creatività e del proprio lavoro. Sicuramente però, e questo è un'esperienza privata, con il condominio, che è un luogo che ho scoperto forzatamente, sono state strette delle relazioni e dei legami e abbiamo deciso che racconteremo questo lockdown attraverso un racconto collettivo di come ciascuna persona che vive nel mio plesso ha vissuto questo passaggio, con racconti, con fotografie, con musica. Quando si potrà, vorremmo organizzare una mostra collettiva, per cui mi porto dietro un'esperienza umana e ho fatto tesoro di relazioni che faranno parte del mio futuro e vorremmo raccontare con questo materiale questo passaggio. Perché, pensandoci bene, mi corregga se sbaglio, Manuela Iannetti, ma quando noi nel nostro cosiddetto parlare quotidiano, no, quando ci diciamo e questa cosa è archiviata, che cosa vuole dire? A meno per quanto mi riguarda, mi scusi se parlo di me, vuol dire che questa cosa è messa da parte, quasi dimenticata. E invece la parola archivio è una parola di testimonianza, è una parola viva, seppur a volte siano pieni di polvere. Sono perfettamente d'accordo, nell'uso comune archiviare a negativa. Abbiamo perso la voce di Manuela Iannetti, stava dicendo che archiviare? Archiviare è un'azione attiva, in realtà archiviare è un'azione di valorizzazione, perché quello che noi teniamo da parte, lo teniamo da parte perché ha costituito un'importanza o perché ci sono state delle motivazioni che ci hanno spinto, per cui non tutti gli archivi sono uguali, a volte per poter buttare
fare una selezione, e nel fare una selezione si crea un archivio. Quindi l'archivio è una parola viva, non è una parola morta, non c'è polvere, ci sono storie all'interno. Chissà da che cosa deriva questa parola, l'etimologia della parola archivio, mi ha fatto nascere questa curiosità. Mi trovo impreparata in questo momento sull'etimologia. Veramente lasciamo i nostri ascoltatori. Credo sia una parola che derivi dal greco comunque, non è latino, che trasla direttamente dal greco. Sicuramente è una parola che contiene una raccolta di qualche cosa, perché l'archivio sì, non è altro. Sicuramente all'epoca erano documenti. Non è altro che questo. Prima di salutarci, Manuela Iannetti, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Oh, glielo racconto molto volentieri, è un libro di Bill Bryson, Una passeggiata nei boschi. Io sono un'appassionata di letteratura di viaggio e di persone che raccontano le loro esperienze in posti che non ho ancora visto. E in questo periodo di quarantena così particolare, leggere un libro che racconta di una fuga nella natura è stata comunque una piacevolezza. Mi ha portato dove avrei voluto andare e non è stato possibile andare, però lo consiglio, Una passeggiata nei boschi di Bill Bryson. E prima o dopo Archivissima è sempre possibile fare una passeggiata nei boschi, perché anche questa è una cosa importante. Intanto ringraziamo Manuela Iannetti per averci anticipato Archivissima e la notte degli archivi. Per i prossimi giorni sicuramente andremo a curiosare dentro questo festival dal 5 all'8 giugno Archivissima nell'edizione digitale, mentre il 5 giugno ci sarà sempre in versione digitale La notte degli archivi, e per tutte le altre informazioni ovviamente archivissima.it. Grazie ancora Manuela Iannetti. Grazie a voi e per il tempo che ci avete dedicato. Vi aspettiamo tutti, speriamo che siate tanti e che questa edizione possa piacere. Buongiorno. Grazie ancora, buongiorno.